pronto per la prossima avventura. Eccomi qua. Ora sono di nuovo operativo. Scusatemi, ho avuto un po' da fare. Ah, dovevo fare una cosa tranquilla, invece no. Ho perso più tempo del dovuto. Abbiamo cominciato pure tardi. Sono già quasi le 5. Va bene. Oh, ora ci sono. Bene, eccoci qua. Mamma mia, sto a pensare che dobbiamo continuare a fare le reaction. Va bene. Bene, partiamo. Ricominciamo. Eccoci qua. Vi faccio vedere il contenuto nuovo che verrà fatto domani a tema Jurassic World. Avete capito. Sì. Bene. Avete visto? Siete contenti? Bene. Ora, per chi non conosce il format, ve lo rispiego di nuovo. Vedremo i video di un po' di canali come Famiglia Surricata. Vedremo il lato positivo, i migliori tops, generico. E poi Gufo. Per il momento, questi sono i canali che stiamo usando, stiamo vedendo. Teoricamente è un po' di tutto, un miscuglio. Ovviamente. Vi dico già che io ho già una pagina separata per vedere le caratteristiche, se magari dicono delle cazzate o meno. Ho portato in mano qui una pagina, mentre vedremo insieme a voi i loro contenuti, i loro video, e speriamo in bene che non diranno troppe cazzate, perché mi intossicano praticamente l'anima. Buona parte dei video che abbiamo visto sono stati quelli di Gufo, però vediamo anche altri. Tutti, spero che stiate bene. Si ha spesso la tendenza a pensare che prima dei dinosauri non ci fossero animali. È vero, perché erano piuttosto dei mostri giganteschi e spaventosi. Se una persona dovesse essere davanti a una di queste creature, si sarebbe fatto mangiare in un batter d'occhio. E già, i primi occupanti della Terra erano molto, molto grandi. Praticamente tutti sono gli antenati degli animali attuali, ma 10 volte più potenti, più grandi e più selvaggi. Aspetta. 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 Oddio, oddio. Abbiamo cominciato poi male. Molto male. Molto male. Di che anno è questo video? Già ho paura. Non mi ricordo manco di che anno è. 4 anni fa. Stiamo parlando 4 anni fa. 2020. Cioè, durante il Covid praticamente. Ora. Ora. A prescindere, chiunque direbbe prima di dinosauri non c'era niente, è una stronzata. A partire da questo, che tutti pensavano, no, tutti pensavano, no, non siamo tutti. Semplicemente chi ignora la storia della preistoria è un altro discorso, ma è sempre storia. Ma stiamo parlando della vita della te sulla Terra, e quindi creature dall'acqua sulla terraferma ci sono stati tantissimi. Anche dinosauri, per carità, però i dinosauri, complessivamente parlando, non è che erano gli unici abitanti della superficie, c'erano tante altre creature, ma soprattutto parliamo anche di quelli acquatici e quelli volanti, rettili volanti e rettili marini. E ribadisco che ci stavano anche pesci belli grossi, anche mammiferi belli grossi, quindi non facciamo un'erba un fascio. Ah, prima dei dinosauri, i dinosauri ci sono stati, ma c'erano anche altre creature. E quello che ho appena visto, come tante immagini che hanno mostrato con le creature marine, no, quelli erano nel periodo dei dinosauri, quindi non era prima, erano durante.
È già, meno male che mi sto bevendo qualcosa. Non è un dislassativo, non è un coso digerente per lo stomaco, ma semplicemente latte caldo al cioccolato, perché io adoro. Perché so che mi intossicherò tantissimo, signori. Bene. Vuoi sapere chi sono gli animali che al giorno d'oggi fanno parte della finzione, ma che sono realmente esistiti? Ecco i 10 mostri che vivevano prima dei dinosauri. Prima, prima, quindi ora sono curioso. Prima. Vabbè, surricata. Vabbè, sì. Che poi lo ripeto, loro posso chiamare pure famiglia surricata, ma in teoria prendono palesemente idee, cioè un video già fatti da altri americani, e loro interpretano modo loro. Il suo nome? Gekelopterus renanie. Si indovina immediatamente che questo animale non ha nulla di rassicurante. Immagina uno scorpione di una misura più grande rispetto a quella dell'uomo che... Non è uno scorpione, l'abbiamo visto anche nel video precedente. Cioè, questi video, che ne so tantissimi, ve l'ho detto, e ripetono praticamente anche quasi stesse creature, perché io quello che voglio vedere sono curioso del fatto se mettono cose nuove, ma già ritorniamo a parlare di una creatura già riproposta prima e non ha niente a che vedere con gli scorpioni, però ok. E vive nell'acqua e fuori dall'acqua e divora tutto sul suo cammino. Ci No, tutto aspetta, aspetta, come l'ha definito? Aspetta, come l'ha chiamato? Cosa ha detto? sul suo cammino. Ci sei? E Aspetta. Che pione di una misura più grande rispetto a quella dell'uomo che vive nell'acqua. poi non è neanche così grosso in realtà, perché poi dipendeva dall'esemplare. Acqua e fuori dall'acqua e divora tutto Fuori non era possibile, perché tipo come questo non poteva. sul suo cammino. Ci sei? È esattamente ciò di cui si tratta. Questa specie di scorpione primitivo viveva 390 milioni di anni fa. Peraltro, è davvero un sollievo sapere che una creatura del genere non esiste più. Probabilmente avrebbe fatto del... Sono tutti rappresentazioni di tipologie diverse. Magari ecco della stessa linea, ma sono diversi. L'uomo la Quella sua preda preferita, perché sì, è era completamente tutta un'altra creatura, quella precedente. spaventoso che lo scorpione di oggi sembra quasi carino. I fossili di questo scorpione gigantesco mostrano che misurava più di 2,5 metri. Per uno scorpione non è affatto piccolo, anzi è persino immenso. È la specie di scorpione più... Vedi? Ecco, però non sta confondendo, almeno una cosa positiva, non sta a confondere con quello là terrestre marino, che sono due più diversi. Però grande che sia stata scoperta finora. Abit perché dico che sono diversi? Perché le rappresentazioni, perché sono diverse? Perché sono due tipi diversi? Semplice, perché questo ha le chele, come questo qui, ma questo non ha le chele. Questo non ha le chele. E questo è lo stesso di quello che abbiamo visto prima. Ok? Questo sarebbe questo qui. Questo è lo stesso. Ma se tu mi paragoni questo, che sarebbe questo, con questo, no, sono completamente esemplari diversi. che altre peculiarità, come il fatto di E essere anche già dalla l'unico coda si animale vede tutto, di quei tempi a essere al contempo acquatico e terrestre. solo acquatico. Tra l'altro, la sua dimensione impressionante e le sue caratteristiche assolutamente fuori dal comune sono oggetto di numerosi studi scientifici. Ecco, vedete? Eccolo qui, che è molto grosso. E parentesi, ecco quello terrestre, che è più piccolo. Che definiranno molti segreti che nasconde la storia. Forse esistevano degli scorpioni decisamente più grandi, chi lo sa, finché non sono più tra di noi va tutto bene. Vabbè. La Meganeura, ne hai già sentito parlare? Sicuramente no. Il motivo... Credo sì. Sicuramente no. No, sicuramente sì. Tutti conoscono Megalegura. Soprattutto chi è fan dei Pokémon. Perché ci sta un Pokémon dedicato proprio a lei. è quello che il suo regno è stato molto breve, eppure questa creatura è semplicemente gigantesca, è persino l'insetto più grosso che abbia mai vissuto sul nostro pianeta. Non è vero. Ci sono stati altri. So che diciamo che lui ha avuto più successo e che l'hanno trovato per intero. E poi perché appunto. Ah, non ha niente a che vedere. Questa piccola parentesi, ve lo dico già perché l'abbiamo già visto prima. Ne abbiamo parlato già anche magari prima negli altri video. Nella parte 2 anche perché l'abbiamo ribeccato questa cosa. La Megara Leura non ha niente a che vedere con gli attuali.
Sembra strano, ma è così. Libellule. Non hanno niente a che vedere. Sono come due rami completamente diversi. O comunque forse hanno forse qualcosa in comune in famiglia, ma sono due distacchi. Perché questa è estinta proprio. È estinta. Non si è quindi sviluppata e evoluta per diventare quelle che abbiamo attualmente. Quelle sono un'altra versione ancora. La sua dimensione avrebbe spaventato tante persone perché era di 30 centimetri e la sua portata di oltre 75. Ti immagini? Per le ali, cioè era 30 centimetri di lunghezza e 70 centimetri per le ali. È decisamente enorme. E già, essendo un insetto, la Meganeura è una creatura assolutamente grande. Si capisce meglio quando si viene a sapere che questa libellula abbia vissuto 280.000 Ecco, vedi, ha parlato di libellula e non è una libellula. milioni di anni fa, perché a quei tempi era il regno degli insetti che prendeva il sopravvento. Inoltre, Sì, questo era il periodo quando inizia a starci un po' di ossigeno, un bel po' di ossigeno fuori dall'acqua e molte creature, come anfibi, anzi futuri pesci che poi sono pesci che poi sono diventati anfibi, soprattutto pesci ossei, perché parla di pesci ossei perché ci stanno quelli catenaggi più di un'altra tipologia che sono rimasti nell'acqua e quelli più fossili che ci stava una tipologia precisa che iniziò a avere lo scheletro, l'esoscheletro che iniziò a uscire fuori dall'acqua. Questa specie di libellula Ah, iniziò a avere polmoni. Sacche respiratorie, non polmoni, sacche respiratorie, poi. versione XXL era un predatore che si nutriva di insetti e di piccoli anfibi. Si è estinta in pochissimo tempo a causa degli uccelli dell'epoca che No, gli uccelli dell'epoca. Uccelli dell'epoca. No, 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 assolutamente no. Non era per quello la motivazione perché è estinta, ma non è per gli uccelli. Ah, se uno mi chiederà perché, perché semplicemente non c'erano. Gli uccelli volanti che noi conosciamo non c'erano. C'erano pterodattili, ma non erano ancora sviluppati a quei tempi. Semplicemente l'ossigeno si diminuì. Questi erano abituati a diventare più grossi perché erano abituati a respirare un ossigeno di un certo livello. C'è stata molta più anidride carbonica, li hanno estinti. e distruggevano tutto sul loro cammino, ma anche a causa del clima, che non Ecco il clima. Ecco, era più adatto alla loro grande dimensione, messa fuori questo è corretto, non quello precedente, gli uccellini, no. corso. La Meganeura ha vissuto nello stesso periodo di molte altre creature decisamente più strane. Insetto non fa sempre rima con piccolo. A dimostrazione di ciò, l'artropleura, che non misura meno di 2 metri di lunghezza, 50 centimetri di larghezza e pesa 500 kg. È semplicemente il più grande. Mettiti a tuo agio, anche a 2400 metri. Sì, sta zitto. Del mondo della sua specie. Ok, risentiamo cosa diceva perché buongiorno. Perché l'ha detto quando ha fatto Adomeo. Cioè, non è che schippa quando deve fare un animale, no, quando sta per dire che cos'è. Più grande del mondo è semplicemente il più grande del mondo della sua specie, che viene chiamata artropode. No, non è. Allora. Non che viene chiamata la sua specie antropode, sono gli antropidi, punto. È un antropide? Sì, gigante? Sì. Che cos'è un antropode, ragazzi? Domanda, cos'è un antropode? È semplicemente uno scarafaggio, un insetto gigante. Gli antropodi sarebbero. Avete presente il lopide? Ecco, il tripopide che si è evoluto, è cresciuto e ha fatto un sacco di ramificazioni di gamberi, aragoste, insetti, scarafaggi, scorpioni, tutto quello che cacchio volete. Stanno là. Questi sono gli antropodi, li abbiamo ovunque. Ok? Non è che è una specie, è proprio una famiglia immensa, non è una specie, non è una razza, è proprio una classe. Questa specie riunisce un mucchio di cose molto disgustose, come ragni oppure millepiedi, peraltro somiglia Non è un millepiedi quello, ma è un trilopide, però vabbè. Ok.
Cose disgustose. Guarda, è bruttissimo come cosa. Fortemente ai mille piedi, con qualche differenza di dimensione leggera. Questa creatura preistorica è semplicemente all'incirca 10 volte più grande rispetto ai mille piedi che conosciamo. Qua, vabbè, il coso di Ark, vabbè. Come che cosa ha detto? All'incirca 10 volte più grande rispetto ai mille piedi. 10 volte. Non è 10 volte. Se un mille piedi è grosso quanto due dita in una, così due dita uniti, non è 10 volte. Facciamo anche una centinaia di volte, forse anche qualcosa in più. Piedi che conosciamo. Un'altra differenza: l'artropleura ha vissuto 280 milioni di anni fa. Una buona notizia per le persone che hanno una fobia verso i ridicoli piccoli insetti attuali. Che ha detto ridicoli? Aspetta. I piccoli persone che hanno una fobia verso i ridicoli piccoli insetti attuali. Ridicoli piccoli insetti attuali. Allora, la maggior parte degli insetti, una buona parte, una piccola fetta, pure buona, neanche piccola, neanche ignorante, sono velenosi. Ci uccidono se è qualcosa, ci paralizzano. E la maggior parte sono intorno a noi come non ci fosse un domani, mangiatori di termiti, che mangiatori di legno, pure, ecco, mo io ho scoperto pure che cazzo è il pesce argentato. E uno dice: che cos'è? Quel cazzo di insetto argentato che ce l'abbiamo in casa, che sta nei luoghi spaziosi, bui, chiusi, umidi, dove adoro molto la polvere, parentesi, il cartone. Per dire, ecco, questi sono molto vicini a questo, però neanche molto, cioè sono appunto insetti, sono tre. Perché chiamarli insignificanti? Cioè, è un ecosistema, il microecosistema, micro, mini. Hanno un loro universo, un loro mondo. Cioè, è dispregiativo al massimo, cattivissimo. Ti chiedi sicuramente perché una creatura così gigantesca sia diventata così piccola e adatta soltanto per essere schiacciata sotto le tue suole. Ebbene, sappi che nel periodo in cui ha vissuto l'artropleura, l'aria conteneva il 40% di ossigeno in più rispetto a oggi. È proprio per questo motivo che praticamente tutti gli invertebrati potevano raggiungere dimensioni titaniche. Ora non resta che pregare per far sì che l'ossigeno non aumenti mai. Forse è la cosa migliore, senza che abbiamo molta anidride carbonica e sta solo peggiorando l'ecosistema per sta cosa. Cioè, non ha senso una frase del genere. Ci rendiamo conto che è una frase così stupida? Speriamo solo che non aumenti l'ossigeno. Ah, giusto, facciamo che la riduciamo. Mettiamo molta anidride carbonica, così iniziamo a soffrire e non respirare più aria. Giusto? Perché così è, e aumenta il calore, riscaldamento globale, estinzione di massa. Bene, andiamo. I grandi calamari mitici che attaccano le navi ti hanno sempre spaventato nei film di fantascienza? E se esistessero davvero? Si tratta del Cameroceras. Questa creatura marina fa parte dei cefalopodi che... Uno, quello che ha appena fatto esempio, è più il diablo. Cioè il calamaro rosso gigante, che è stato beccato anche in Giappone, rarissime volte si trova perché è nelle profondità più oscure dei mari, ma ok. Però non c'entra, questo è un'altra creatura, però va bene. Sono della stessa famiglia del calamaro, la differenza tra loro è ovviamente la dimensione enorme del Cameroceras. Viene considerato come il più grande di tutti i cefalopodi ad essere mai esistiti sulla Terra. E già con la sua dimensione di oltre 6 metri di lunghezza, questa creatura marina ha tutte le caratteristiche per spaventare molte persone. Era molto grosso, però sì, diciamo che ai loro tempi i calamari, comunque questi seppie, tutti questi così, questa specie, famiglia, mettiamola così, erano loro i predatori dei mari a quei tempi. Per fortuna è da molto tempo che non esiste più, visto...
fatto che ha vissuto 470 milioni di anni fa. La sua reputazione lo rende uno dei mostri marini più forti della sua epoca. La sua forza risiedeva nei suoi tentacoli, ma anche in tutta la sua morfologia. Le sue prede non avevano nessuna possibilità di resistergli. A causa del cambiamento climatico... No, quel cazzo, erano ciechi questi. L'unico modo per andare a pigliare le prede doveva assolutamente usare i tentacoli e cercare di scavare, ma lasciamo stare che... Ti sono estinti. Ok, quello là che sta nuotando non ci dovrebbe manco stare con questi qui, non ci dovrebbe manco esistere. Per un semplice motivo, questi sono estinti prima, molto prima. E vi dico pure per una questione di... estinzione di massa, ok? Quindi questo non ci doveva stare. I rettili marini sono venuti molto dopo. Parentesi. Una cosa deplorevole. Il Dunkleosteus è la più temibile, la più spaventosa e la più terrificante delle creature marine della sua epoca. Era l'unico più pericoloso, era l'unico predatore decente che c'era. Come se non bastasse, era anche molto molto grande. Poteva raggiungere la dimensione di 10 metri di lunghezza e pesare fino a 5 tonnellate. Una specie del genere poteva vivere soltanto 420 milioni di anni fa. Durante quel periodo era il più grande predatore. Quindi immagina un pesce con una mascella due volte più potente rispetto a quella di uno squalo bianco e che può esercitare una pressione che può raggiungere 55 megapascal e tanto. Inoltre il suo muso e la sua forma sono semplicemente troppo spaventosi a causa delle placche ossee che coprivano il suo muso ed erano ognuna di uno... No, non è che copriva, era proprio la sua faccia. È diverso. E ovviamente c'è pubblicità, signori. Io non voglio fare nessuna pubblicità e cose varie, quindi non voglio sponsorizzare un ben niente, lasciate parlare. Tanto deve passare pure subito sti costi. Spessore di 5 centimetri. Temibile e invincibile, il Dunkleosteus era in grado di divorare tutto ciò che avrebbe potuto trovarsi sul suo cammino, eppure non aveva denti, aveva qualcosa di meglio, una mascella estremamente potente e in grado di tagliare la sua preda a metà. Ma non preoccuparti, la sua estinzione risale a milioni di anni fa e non ha lasciato nessuna discendenza. Appena uscito da un film horror, l'elicoprione è una specie marina della stessa famiglia dello squalo. Ha vissuto 290 milioni di anni fa. Questa è fatta male. Durante quel periodo molte specie marine si sviluppavano in modo abbastanza strano ed è proprio il caso di questa creatura che si avvicina un po' alla famiglia dello squalo, eppure è assolutamente eccezionale. Forse ti stai chiedendo ciò che l'elicoprione abbia di così particolare? Bene, ha una sega circolare sulla sua mascella inferiore. No, non stai sognando, i suoi denti sono a spirale. È semplicemente incredibile. Si immagina facilmente ciò che potessero diventare le sue prede quando si ritrovavano in mezzo alla sega. Inoltre la sua dimensione poteva raggiungere fino a 10 metri. Ragazzi, ricordate che questa dentatura, guarda, per questo è fatta male. Vabbè, vecchia. Non è che giravano come una sega. Strappava e era una cosa così, però era una obbrobria. Non è proprio enorme per una creatura presa. Il fatto che aveva quella qua, perché se come perdeva i denti, subito venivano sviluppati gli altri, quindi a sostituzione. Storica, ma la sua ferocia non era meno importante. Infatti, era uno dei pesci più temibili della storia. I nostri squali attuali sarebbero angeli in confronto a loro. Non è vero mai, mangiava palesemente le amemomene, cioè... come si chiamano i calamari, cioè mangiava quello perché non poteva mangiare altro con quella cacchia di dentatura che teneva. 28 milioni di anni fa, prima dell'apparizione dei dinosauri, sulla Terra viveva una creatura proprio gigantesca. Il suo nome? Gorgonops. Soltanto il suo nome la dice lunga su questa specie animale carnivora e rettile. Più mammifero, però vabbè. Con i suoi 4 metri distruggeva tutto sul suo cammino, si alimentava a suo piacimento e la sua potenza era straordinaria. Era più mammifero. La sua morfologia era fatta in modo che potesse essere potente, eppure si sono estinti. I motivi sono ancora poco chiari, ma si... No, estinzione di massa. Semplice problema sempre di aumento di carbonica, aumento di temperature, evoluzioni vulcaniche,
aria rarefatta, morte asfissiati, morte senza cibo, a prescindere, tante cose, signore, tante cose. Si tratta probabilmente di un cambiamento climatico, grazie al clima, ma la loro specie è indirettamente sopravvissuta anche dopo la loro estinzione. Infatti, perché sono i Gorgonops l'origine di alcune specie di dinosauri? Ci chiediamo comunque se il Gorgonops fosse davvero invincibile. Non ne sono sicuro. Non è sicuro perché non ne ha proprio idea. Il Dimetrodon è una delle specie più terrificanti che ci sia. Si è mossa sulla Terra tra i 295 e 272 milioni di anni fa, Vabbè, leggere prima di quello che abbiamo visto praticamente. approssimativamente. Era qualche milione di anni prima dell'apparizione dei dinosauri. Peraltro, si è a lungo pensato che fosse anch'esso un dinosauro. Eppure non è così, molto semplicemente perché è piuttosto un rettile. Dopodiché, è vero, le somiglianze sono abbastanza flagranti. È un mammifero, è molto più vicino, cioè è un rettile, però ha molte cadenze il mammifero, come quell'altro di prima. Vista la sua dimensione, la sua morfologia e la sua forza potente senza pari. Solo attraverso il suo nome indoviniamo che i suoi denti facevano tremare più di una specie della sua epoca. Il Dimetrodon è sorprendente sotto tutti gli aspetti, non aveva nessun rivale e veniva considerato come la specie più forte della sua epoca. Quindi immagina un animale che è in cima alla catena alimentare e potente tanto da divorare prede decisamente più grandi di lui, grazie ai suoi denti e alla sua forza enorme. Era una cazzo di lucertola con la schiena allungata, cioè era alto, manco un metro e qualcosa, era altino, non troppo, però se dobbiamo vedere i tempi d'oggi con una fucilata, con qualcosa lo ammazzi subito. Semplicemente incredibile Ed è pure lento, cioè non è velocissima, è lentina come lucertola. poterlo considerare senza essere impauriti. E non è ovviamente senza motivo, perché soltanto la sua dimensione non è indifferente. Poteva raggiungere fino a 5 metri per un peso di 250 kg, se non addirittura di più. 5 metri con la coda, quindi se la coda era molto lunga sui 2 metri, il restante era 2 metri e mezzo di lunghezza fisico senza la coda. Se esistesse ancora, avrebbe causato molti disastri deplorevoli. Ci chiediamo. Non credo. Potrebbe essere pericoloso come un drago di Komodo contro un leone. No, non avrebbe fatto danni. Non tanti. Persino se ai suoi tempi ci fosse un animale che potesse eguagliarlo. Per riconoscerlo è molto semplice. La sua grande vela dorsale non Questa è passa una in bella rappresentazione. osservata. Probabilmente gli serviva a regolare la sua temperatura corporea. Geniale, no? Ecco un mostro che a giusto titolo veniva chiamato il re dei mari. Aveva tutte le Mosasauro, scommetto 5 euro. sembianze di un delfino, ma poteva prendere, strappare e divorare prede di dimensione maggiore rispetto alla sua. Scoperto nel 1997 in una regione montuosa nel bel mezzo del Nevada, Stati Uniti, questo sovrano dell'oceano terrorizzava tutti gli esseri marini 245 milioni di anni fa. Grazie ai fossili, riesumati da una squadra di paleontologi americani e tedeschi, Itteoriosauro. è stato stabilito che questo colosso Itteosauro. temibile misurasse 8 metri e possedesse una mascella gigantesca con denti affilati. Sì, Itteosauro l'ho letto di sotto, eh. Ve lo faccio vedere col mouse. Vedete il mio mouse? Vedete il mio mouse? Non vedete il mio mouse. Te pareva. Vabbè, dove c'è l'immagine? Sotto c'è la sbarra rossa. Vedete un po' più sopra ci sono i nomi. Da File, Museum, Universal, New Space, of Marine. Ok. A fianco ancora, più scritto, più piccolo. Filati e spietati. Seriamente, farebbe impallidire uno squalo bianco. E va da sé che il Thalattoarchon saurophagus fosse situato in cima alla catena alimentare. È sopravvissuto alla violenta estinzione permiana, la quale ha annientato la totalità della fauna sottomarina. Quando si sa che il coccodrillo modesto ha la mascella più potente che ci sia, possiamo solo rabbrividire, immaginandoci ciò di cui sarebbe stato capace questa forza svanita nel nulla. Erano i 10 mostri che vivevano prima dei dinosauri. Però questo non è prima, questo è durante, però vabbè, diciamo così. Ok, mostri marini più terrificanti del megalodonte. Vediamo un po'. Buongiorno e benvenuti a tutti. Il megalodonte era indubbiamente un mostro marino molto pericoloso e veramente terrificante. Si pensa spesso che fosse persino quello più spaventoso che sia esistito nella storia. Non è vero mai.
Nessuno l'ha detto, solo perché è uno squalo bianco più grosso. Tuttavia, innumerevoli fossili dimostrano che gli oceani fossero pieni di mostri decisamente più terrificanti. Quindi immagina uno squalo che, invece di avere una mascella, possedesse una lama circolare. Oppure un pesce gigantesco che è dotato di un'armatura di una mascella potenziata. Ciò sarebbe davvero molto sorprendente, non trovi? Eppure queste creature sono davvero esistite. Se ne dubiti, allora rimani con noi fino alla fine per scoprire i 10 mostri marini che erano più terrificanti del megalodonte. Il problema è che se dice terrificante, uno poi pensa che è pericoloso, poi magari li descrivono soltanto mostruosamente, esteticamente parlando, ma in realtà sono magari anche più innocui. Ma prima di iniziare, sai quanti oceani ci sono sulla Terra? Si tratta di A, 3 oceani, B, 5 oceani, C, 7 oceani. Scrivi la risposta esatta nei commenti, la risposta prima della fine del video. Ok. Il Leviatano, come indica il suo nome, era un mostro titanico. Questo capodoglio preistorico ha vissuto circa 12 milioni di anni fa nelle acque profonde dell'Oceano Pacifico, okay, in Perù. Era una creatura assolutamente gigantesca. Misurava 3 metri di lunghezza per 17 e mezzo di lunghezza. Che ha detto? Ha sminchiato tutto, aspetta, che ha detto? Una creatura assolutamente gigantesca. Misurava 3 metri di lunghezza per... di altezza, ecco, per 17 e mezzo di lunghezza. Rincoglioniti quando sbagliano a... enorme. Senza sorpresa, era un super predatore. La dimostrazione è quella che i suoi denti avessero dimensioni gigantesche, con 12 centimetri di diametro e fino a 36 centimetri di lunghezza. È proprio impressionante. Qui si tratta dei denti più lunghi del regno animale. Dotato di una dentatura del genere, è sicuro che Leviatano fosse il mostro più temuto degli oceani. Si nutriva persino di misti ceti e di pesci grandi che erano molto feroci. Sì, vabbè, sì. Così si può legittimamente supporre che nessun animale marino potesse affrontarlo, insomma, ad eccezione del megalodonte. Certo, quest'ultimo era molto potente ed estremamente grande, tuttavia il Leviatano lo superava. Tra l'altro, queste due creature marine si saranno probabilmente contese delle prede, ma credimi, in fin dei conti, è sicuramente il megalodonte che avrebbe ceduto davanti al Leviatano. Questo... non è vero, lo sapete, sembra strano, ma... Il problema è che il megalodonte era un po' più piccolo, vero, del Leviatano, ma il megalodonte, testa di bastardo che era, andava in coppia, il Leviatano no. Quindi spesso si teneva che era lui sotto le angherie, metteva così, del megalodonte. L'ultimo era sicuramente il mostro marino più terrificante del mondo. Ora ecco l'elicoprione, una creatura marina che sembra uscita direttamente da un film horror. Ma 270 milioni di anni fa questo mostro è esistito davvero. Lungo 6 metri, l'elicoprione non aveva davvero una mascella, ma piuttosto una lama circolare. Ed è proprio spaventoso. In realtà, come tra gli squali attuali, i denti dell'elicoprione crescevano continuamente. Ma a differenza dei primi, questi ultimi non cadevano, perché si avvolgevano in fondo alla sua mascella per formare una specie di spirale. Questo gli consente... mostri in pratica, qua fa una mascella, sì, questo fa tipo a vita, però come si staccava uno di quello sostituiva quello da sotto, capito? Quindi ecco che era una spirale, ma non perché era una trivella che si gattava, perché no, semplicemente si spezzavano i denti superiori, uno di quelli sostituiva suo con quello da sotto, come tutti i denti degli squali, tutti gli squali hanno questa tecnica. Attiva di avere un'arma temibile che non esitava ad utilizzare al momento di pranzare, così praticamente... Infatti vedete che andava a mangiare più i calamari, compagnia bella, ci sta. Mentre tutte le sue prede passavano da questa lama e finivano per essere sbranate. Tra l'altro, la lama circolare gli serviva soprattutto a nutrirsi di cefalopodi dotati... Bra, ecco. Ah, una cosa buona l'hanno detto. ...di una conchiglia. Bisogna ammettere che, se esistesse ancora al giorno d'oggi, farebbe molto paura. In confronto, il megalodonte sarebbe quasi uno squalo inoffensivo. Non è vero mai, questo coso era pure più piccolo del megalodonte, quindi... il megalodonte gli avrebbe fatto un bello spuntino.
Durante la preistoria, gli animali avevano degli aspetti così spaventosi che al giorno d'oggi sarebbero passati per veri mostri. La dimostrazione con uno scorpione di mare di nome Jekyllopterus rhenanie. Per fortuna quest'ultimo è vissuto 410 milioni di anni prima della nostra era. Questo è uno scorpione veramente colossale. Infatti, secondo gli specialisti, misurava non meno di 2,60 m di lunghezza. Gigantesco. A titolo di confronto, lo scorpione gigante del deserto misura appena 20 cm tutto al più. Questa dimensione sembra così impressionante che terrorizza i turisti e gli abitanti. Tuttavia, sembrerebbe quasi invisibile davanti... Ecco, mo ha messo tutta un'altra specie. Quella è un'altra specie ancora, che diciamo che è quasi la stessa famiglia, ma cambiano appunto i dettagli. Al Jekyllottero. E ha ragione, questo mostruoso scorpione preistorico è uno degli artropodi più grandi mai esistiti. E ovviamente in quel periodo... mai esistiti, è sempre lo stesso discorso. È uno mai esistito, quello mai esistito, quello mai esistito. Avete rotto un po' i coglioni, avete parlato pure prima della come cacchio si chiama, del mille piedi gigante, là, cento piedi gigante, chiamiamolo così, perché mo mi sfugge il nome. È uno dei più grossi. Sì, quello è il più grosso. Non questo, tecnicamente. Era un vero predatore. Soprattutto che quello è terrestre e questo è marino. Ore nelle acque dove viveva, probabilmente quelle dei laghi e dei fiumi. Tra l'altro, al momento di cenare, utilizzava quelle lunghe chele di 46 cm per afferrare e divorare le sue prede. E questo è un altro esemplare. Bisogna ammettere che questo scorpione avesse una dimensione troppo grande. Alcuni scienziati pensano che questo si spieghi con un livello di ossigeno alto nell'atmosfera di quei tempi. Comunque sia, siamo molto felici che questo mostro marino sia scomparso dalla faccia della Terra. Il Dankleosteus è a volte soprannominato il tirannosauro dei mari, e non è di sicuro senza motivi, visto che era uno dei più grandi e dei più terrificanti pesci degli oceani. Infatti, circa 400 milioni di anni prima della nostra era, il Dankleosteus si distingueva fortemente dagli altri pesci dell'oceano, prevalentemente a causa del suo aspetto. Per esempio, la sua testa era blindata da una massa ossea che lo proteggeva. Inoltre, aveva anche enormi placche ossee somiglianti ad artigli giganteschi. Queste due paia di placche taglienti formavano un becco temibile in grado di tagliare la carne e divorare le ossa e anche di spezzare qualsiasi pesce. Quindi non è a torto che gli scienziati considerano che avesse una mascella potente quanto quella di un tirannosauro. E come se ciò non bastasse, per renderlo molto spaventoso, il Dankleosteus misurava circa 10 metri di lunghezza. Qui si tratta dell'esemplare più grande e più temibile della sua epoca. Oltre ad essere estremamente voluminoso, questo pesce preistorico era anche molto pesante. Il suo peso poteva facilmente superare le 3 tonnellate, ossia l'equivalente di un grande ippopotamo. Nonostante ciò, il Dankleosteus era un cacciatore senza pari, visto che era discreto e molto potente. Questo mostro marino era davvero spaventoso. Il Liopleurodonte è uno degli animali marini più terrificanti del Giurassico medio e superiore. Era dotato di una lunga mascella fornita di denti appuntiti come aghi, simili in apparenza a quelli del coccodrillo marino, ma molto più grandi. Grazie alla sua forza fenomenale era in cima alla catena alimentare. Nessun pesce poteva fargli fronte. Tra l'altro, soltanto la sua dimensione... Solo che mi mischiate esemplare con delle immagini sbagliate. Questo dovrebbe essere un mosasauro, questo. Inidito qualsiasi creatura marina. Il motivo è quello. Perché? Uno direbbe perché? Perché la sua coda era più piccola e aveva pinne larghissime. Quindi aveva solo quattro belle pinne lunghe. Quello che misurava circa 7 metri di lunghezza e 2 di altezza per un peso di 50 tonnellate. Quello della BBC che è spettacolare, che l'avevano classificato 20 metri di altezza. Così viene considerato come una delle più grandi creature che siano mai esistite nel Giurassico. E poi non è vero, perché nello stesso periodo, meno male, cioè, era in realtà più piccolo di quanto uno pensava, perché era più grosso, largo, ma di lunghezza veniva superato. Via, nonostante fosse molto pesante, il Liopleurodonte era estremamente veloce. A prima vista ciò sembra improbabile, ma questa creatura si spostava in realtà con quattro pinne. Di sicuro nessuna preda poteva sfuggirgli. Di conseguenza si nutriva di pesci giganti e potenti come il Pliosauro e l'Ittiosauro. Non è sorprendente? Allora, specifichiamo, questo esemplare, sto predatore, è veloce, un parolone. Diciamo semplicemente che preferiva, faceva una strategia bellissima, come quasi molti predatori a quei tempi, che andavano sott'acqua, andavano molto in fondo, e poi di getto partivano dal sotto verso sopra,
se beccavano la preda che volevano, soprattutto se era in fase di, ecco, prendere respiro, perché sono tutti sempre rettili marini, quindi avevano quel momento di respirare fuori dall'acqua e loro approfittavano quella cosa. Quindi non era una questione di inseguire la preda, ma era di prenderlo sul momento meno opportuno e fregarlo. Cioè, questa era la strategia, ecco, mettiamola così. Il Mosasauro è un rettile marino gigante di cui il nome significa lucertola del Mosa. Questa creatura enorme, quanto spaventosa, viveva 65 milioni di anni fa negli oceani. Aveva la particolarità di... Il Mosa, la cosa, che poi ne so, tante tipologie, superava di lunghezza a quello che abbiamo visto prima. avere dei denti a forma di pugnale, di cui l'aspetto è veramente spaventoso. Inoltre possedeva una mascella pesante e ovale. Secondo gli scienziati, il Mosasauro era un super predatore che occupava la cima delle catene alimentari. Si nutriva di pesci grossi, calamari, persino rettili che cacciava sulla superficie degli oceani. E Un parolone. dubbio, nessun altro animale marino poteva sconfiggerlo. La ragione è quella che misurasse 17 metri di lunghezza. Grazie a proporzioni del genere, era più robusto rispetto ai suoi cugini, il Tilosauro e l'Ainosauro. Ecco, una cosa giusta l'ha detto. Era più grosso. Infatti, ve l'ho detto, dipende dalla tipologia a quale state parlando di Mosasauro, essendo che esistono altri due più piccoli. E però ha detto giusto, 17-16 metri di lunghezza. È corretto? No, forse 16-15 metri è troppo. Aspetta, che cazzo ho detto? Aspettate un po'. Per curiosità, eh. Perché dipende dal Mosasauro, signori. Dipende tutto dal Mosasauro. Ok, è vero. No, 17 metri. No, no. Infatti era un po' troppo. Aspetta, quanto ha detto? Quanto ha detto? Metri di lunghezza. Non è vero. Faceva i 12-14 metri. Eh sì, tra i 12-13 metri. Il Mosasauro of Mani, per farvi capire. Poi c'è il Mosasaurus Lemonieri, eccolo qua, che inizia a calare le dimensioni, quindi raggiunge già i 12 metri rispetto a quello di 14. Il Mosasauro Missouriensis, il più piccolo, già raggiungeva gli 8-9 metri. È giusto perché ve lo sto leggendo i nomi. Poi abbiamo, vediamo se trovo qualcun altro della stessa famiglia. Vabbè, poi ci sono quelli là di Jurassic World che, vabbè, io non lo considero. Oh, mentre quell'altro, eccolo qua, quello che abbiamo visto prima, del Pilosaurus, Cronosaurus o Sacchiosaurus. Ecco, questi sono tanta bella roba, insieme a quelli che abbiamo visto prima, ma quelli raggiungono i 12-11 metri e compagnia bella. Infatti, col Mosasauro erano un po' a paro passo. Sono leggermente più piccoli, ma perché non hanno la coda più allungata, tutto qua. Però c'è da dire che uno era più chiatto e l'altro era più magro. Ecco, non è body shaming, è un dato di fatto. Grazie a proporzioni del genere, era più robusto rispetto ai suoi cugini, il Tilosauro e l'Ainosauro. Invece, Quelle è una sono dei nomi dedicati a della stessa famiglia, però sono più piccoli. gli specialisti ammettono che i suoi sensi olfattivi fossero poco sviluppati. Loro, il Mosasauro sarebbe, per farvi un esempio in ambito dinosauri, sarebbe l'allosauro. Il Mosasauro sarebbe l'allosauro marino. È un allosauro. Uno direbbe, ma come? L'allosauro mica è pericoloso? No, è considerato come una delle macchine da guerra, mettiamola così, più pericolose del preistorico, della mia preistoria. Hanno fatto tutti i calcoli possibili immaginabili per vedere quante altre ri rivalità potesse avere per tenere testa o chi poteva sconfiggere compagnia bella. L'allosauro era un livello molto più alto di tutti gli altri. Era snello, era slanciato, era veloce, faceva in coppia, anche il mosasauro spesso sono in coppia, come dei lupi appunto. E quindi sono ferocissimi, molto feroci. E hanno una combinazione perfetta perché sembra un tirannosauro, però più piccolo, però più cattivo, più aggressivo più che altro che cattivo. sviluppati e che nonostante i suoi grandi occhi la sua vista era debole. Tuttavia poteva almeno contare sulla sua forza titanica per rendere... Ok, Madonna che brutto. Parte. Vedendo. Ma che cazzo di lavoro sugli oceani che come predatore è? temibile. Ma che cazzo è? Chi è che si è messo a fare quel montaggio del ca. Vabbè. Comunque non è vero.
La vista era abbastanza, era buona, non era pessima, però giustamente si gioca tutto solo al fatto. Ora ecco quello che chiamiamo comunemente il pesce bulldog. Questo mostro marino ha vissuto fortunatamente circa 90 milioni di anni fa durante il Cretaceo superiore. In pratica lo stesso periodo del Tetrecoscene, vabbè, il pesce corazzato, signori, lo stesso periodo del pesce corazzato. Eh sì, non poteva competere Lungo 6 contro lui. metri, questa creatura, dal suo vero nome Xifactinus, è una di quelle più temibili della sua epoca. Soltanto il suo aspetto la dice lunga sulle sue capacità nel poter andare a caccia delle sue prede. Era mezzo ca era cannibale, io l'ho sempre preso inizialmente come l'antenato dei piranha. I suoi denti all'estremità erano talmente grandi e così taglienti che praticamente nessun animale marino poteva tenergli testa. Nuotando in superficie dell'oceano, lo Xifactinus poteva mandare giù creature di più di 2 metri di lunghezza. Peraltro, era un buonissimo cacciatore e un pesce molto veloce. Se un mostro del genere fosse esistito ancora, sarebbe stato un vero terrore per i marinai. Per fortuna che lo Xifactinus si sia estinto da milioni di anni. Però c'è pure da dire una cosa, la gente se lo scorda. Secondo voi, esemplari come questi, come loro sono cresciuti e sviluppati, secondo voi rimanevano uguali come fino a mo'? No, cambiavano, esteticamente cambiavano, si evolvevano, miglioravano, peggioravano, e probabilmente avremmo avuto anche erbivori che sarebbero stati a certi livelli anche di estetica, di differenza. Poi, con il cambio climatico, con tanti altri fattori, non sarebbero stati così grossi. Secondo me, sarebbe stato molto più piccoli, sempre considerando il concetto di del fatto dell'ossigeno. Ah, e parentesi, questo fa vedere l'interno che ha mangiato qualcosa e quindi sta con tutto un corpo all'interno, che mi sembra un rettile. Boh. Ora ecco il Basilosaurus, l'antenato delle balene e delle orche attuali, ma di... Questo era il più grosso che c'era come predatore. Era il più grosso di tutti, anche del Mosasaurus superato. differenza loro, il Basilosaurus era potentissimo. Vissuto circa 40 milioni di anni fa, il Basilosaurus era un mammifero marino considerato come il predatore più... Aspetta, 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 aspetta. Che ha detto? Basilosaurus, un mammifero? Scusami, no? Basilosaurus, scusate. Una cosa mia, è una cosa mia. Ah. Ah, proprio mammifero a tutti gli effetti. Sai che pensa che era un misto tra rettile e mammifero? Invece è proprio mammifero. Oh, una cosa buona. Una cosa buona. Ecco, mi ha fregato. Mi ha fregato. Ero sicuro che era ancora rettile prima di passare ancora a mammifero. Invece è proprio mammifero. Minchia. Temuto delle oceane. Tra l'altro, solo la sua dimensione la dice lunga sulle sue capacità fisiche, perché era fortemente imponente. Infatti, molto grosso. misurava circa 25 metri per un peso valutato a 60 tonnellate. 25 metri no, troppo. E infatti 18 metri. Solo un secondo. Arrivo.
Scusatemi ragazzi, eccomi. Comunque no, 18 metri. No, dicevo io, dico una volta delle minchiate. Ma anche se mi ricordo che hanno trovato un esemplare più grosso ultimamente, però non credo che... Non credo che raggiungeva, a parte l'hanno scoperto veramente da pochissimo. E infatti era molto più grosso, però... Maron. E infatti, considera che questo era lo stesso livello di dimensioni, il Basilosaurus intendo, più gro quasi grosso quanto un Leviatano. E infatti era anche più grosso del... Eccolo qua, del Mosasaurus. Giustamente. E basta. No, 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 no. Il più grosso è questo ciccione qua che hanno trovato. Il suo, scusate, lo chiamo ciccione, poveraccio. Sì, però sempre 18-19 metri, ragazzi. Forse il, già 19, forse è Extremix, eh. Però non se va oltre, signori. In età adulta, titanico. Anzi, il Basilosaurus, chiamato anche Sauro Imperatore, possedeva molti denti aguzzi e seghettati. Le sue mascelle erano fornite di denti anteriori curvi per afferrare le prede e di denti posteriori triangolari, merlati e stretti per non lasciar sfuggire le sue prede. Non è terrificante? Sicuramente era il re degli oceani. Il megalodonte avrebbe probabilmente fatto una magra figura davanti al Sauro Imperatore. Non crediamo perché il megalodonte comunque sembra uno squalo. Ok, è vero. Era più piccolo, più piccolo, però non neanche perché. Eh no, perché sono quasi alla pari. Eh sì, sono quasi alla pari. Il megalodonte, quant'era il megalodonte? Dovrebbe raggiungere bene o male anche lui 16-17 metri. Fatemi vedere quanto raggiungeva effettivamente. No, no, anzi, anzi, no, 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 no. Per poco non raggiunge i 20 metri. Porca puttana. Eh sì, i 20 metri raggiunge. E attenzione, vi parliamo del megalodonte più recente, eh? Cioè, il megalodonte raggiungeva anche i 20 metri. Sì, perché io me lo ricordavo, allora, il megalodon è più grosso. Ok? Era più grosso sia con il Leviatano e non, però entrambi i casi, e questa è la parte simpatica, il Megalodonte era più largo, ok? Quindi diciamo che questo qui, ok, era grosso per carità, è vero, però era stretto. È molto piccolo in realtà se dobbiamo paragonare le misure. Guardate anche qua in questa immagine. Il megalodonte lo superava, di altezza lo superava. No, 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 fidatevi, non è. E poi erano due aree completamente diverse. Durante l'epoca preistorica esistevano innumerevoli mostri marini di cui la dimensione era talmente enorme che persino il megalodonte sarebbe sembrato piccolo a confronto. Quell'epoca è segnata dal gigantismo, che sia sulla terraferma o negli oceani. Così il Lizzichitis non sfuggiva a questa regola. Questo pesce preistorico viveva in realtà 160 milioni di anni fa. Ecco, questo è grossissimo, è il pesce più grosso della storia. Ed è vero, come cacchio si chiama, Madonna? Come si scrive? Nel Giurassico medio e superiore era un pesce osseo che aveva una dimensione molto imponente, misurava circa 17 metri, semplicemente immenso. Tra l'altro, è per questo motivo che viene considerato al giorno d'oggi come uno dei pesci più grandi mai esistiti. Di sicuro ciò non gli consentiva di essere molto veloce, ma lo rendeva tuttavia molto potente. Nonostante ciò, il Lizzichitis non andava a caccia di pesci grandi, ma piuttosto. Era una balena, aveva il comportamento di una balena, ragazzi, stava a bocca aperta, prendeva il plancton e arrivederci, grazie. Come si chiamava? Pesce segnata dal gigantismo, che sia sulla terraferma o negli oceani. Così il Lizzichitis. Ok. Lici di sit, non so come si scrive.
Non credo che l'ho scritto bene. Aspetta. Lo dico subito. Eccolo qua, dovrebbe essere lui. Eccolo qua. List di Sidix, 16 metri raggiungeva. Ok. Quindi neanche il megalodonte lo supera. Signore, lo supera. La cosa fa ridere, lo supera. Il megalodonte lo supera, quindi dire effettivamente che è il pesce più grosso dell'attuale, no, perché era ancora, è il megalodonte che ha superato il record. Mamma mia. Non sfuggiva questa regola. Questo pesce preistorico viveva in realtà 160 milioni di anni fa nel Giurassico medio e superiore. Era un pesce osseo che aveva una dimensione molto imponente, misurava circa 17 metri. Circa, quindi 16 metri massa ho trovato. Semplicemente immenso. Tra l'altro, è per questo motivo che viene considerato al giorno d'oggi come uno dei pesci più grandi mai esistiti. Di che anno è? Sempre 4 anni fa, ok. Di sicuro ciò non gli consentiva di essere molto veloce, ma lo rendeva tuttavia molto potente. Nonostante ciò, il Lizzicitis non andava a caccia di pesci grandi, ma piuttosto del plankton. Di conseguenza, questa creatura, benché feroce e temibile, non era un predatore. Non No, per. non era temibile, era una balena, girava e basta, si evitava di avere a che fare con lui perché che cacchio gli facevi? Per questo era meno spaventoso. Ora ecco il Cronosaurus, un rettile estinto che viveva durante il Cretaceo. È il dio Crono della mitologia greca che ha ispirato il suo nome, che significa lucertola di Crono. Questo pesce è veramente terrificante, tanto per la forza della sua mascella quanto per il suo aspetto. Infatti, il Cronosaurus sarebbe il pesce più grande della sua specie, i Pliosauridea. Soltanto il fossile della sua testa misura 2,40 m, ossia un quarto della sua lunghezza totale. Anche la testa gigantesca del Tirannosauro misurava soltanto un. Quello non è una faccia da tirannosauro, però vabbè, forse è un albertosauro, fatto pure male. 80, questo per dire quanto il Cronosaurus potesse sembrare spaventoso. Tra l'altro, la lunghezza del Cronosaurus. Il problema è che se tu metti cronosauro e poi metti questo, fai confondere gente. Che poi, piccola parentesi, stai facendo un casino perché porca puttana è della famiglia di quello che abbiamo visto prima. Dell'altro esemplare, appunto, l'ha detto prima. E porca miseria, tu non mi puoi. Capite perché poi fate confusione col pubblico, cazzarola? Porca miseria. Perché questo è un mosasauro. Vabbè, che dire. Perché poi il problema è che questi qua raggiungono a malapena, vi dico subito la lunghezza, 10, 12, 13 metri. Quindi, capì? Sì, 13 metri, perché la coda ce l'hanno sempre piccola, se no erano come il mosasauro che erano più lunghi, però loro erano anche più chiatti. Vabbè, stesso Non discorso. era meno importante, anzi, misurava 13 metri di lunghezza per un peso di 11 tonnellate. Tuttavia, benché sia imponente, questo pesce si caratterizza soprattutto per i suoi denti Ma affilati. non è un pesce, è un rettile marino. Se mi parli di pesce, è sbagliato. Estremamente sbagliato. E aguzzi che misuravano 7 centimetri. Di conseguenza è indubbio che il Cronosaurus fosse un cacciatore agile e feroce. Si nutriva di cefalopodi oppure di ammoniti. Inoltre, la potenza delle sue mascelle gli avrebbe consentito anche di attaccare i plesiosauri col collo lungo. Davanti a un mostro del genere era. Perché i plesiosauri erano come gli erbivori della situazione, anche se comunque erano ornivori predatori comunque. Meglio stare alla larga. Ora tocca a te dirci nei commenti quale di questi mostri marini è secondo te quello più terrificante. Pensi che il megalodonte avrebbe potuto tener testa a uno di questi pesci grandi? Detto Quasi tutti, a parte che se ne pesci, rettili. ciò. Rettili e pesci, hai mischiato un po' di cose. Minchia ragazzi, è pesante, eh? È tosta. Che cos'era questo? 10 rettili più grandi che siano mai esistiti. 10 rettili marini. Mamma mia.
mi sto intossicando, eh. Questo è più recente, eh. Questo che cosa è più recente? 5 anni fa pure, più vecchio, figurati. Ansia. Vediamo. Quello è Godzilla. Quello boh, ok. Sì, però, cari miei, non mi mettete a mettere musiche, per favore. I 10 rettili marini preistorici più grandi mai esistiti. Ok. Gli oceani sono posti davvero inospitali, pieni di squali, pesci velenosi, calamari giganti, e solo per dirne alcuni. Ma nulla di ciò che popola i nostri mari oggi può reggere il confronto con i mostri giganteschi che dominavano gli abissi milioni di anni fa. Con mostri intendo dire quegli enormi rettili marini da tempo estinti. Tutti noi conosciamo bene i dinosauri, i giganti che dominavano la Terra all'epoca. Ma in questo video andremo a conoscere chi invece dominava le acque. Prima di tuffarci negli oceani preistorici, non dimenticare di cliccare sul tasto iscriviti e sulla campanella delle notifiche. Ora sei anche tu ufficialmente dal lato positivo della vita e hai un posto in prima fila per la nostra quotidiana dose di sapienza. Con pubblicità, ovviamente, perché sennò non va bene, ovviamente, ovviamente. Sì, dimmi che posso skippare, dimmi che posso skippare, skippa, 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 skippa. Ok, meno male. 10. Pliosauro. Dunque, gettando un primo sguardo su questo animale, avrai pensato, ma dai, un coccodrillo preistorico? Ma l'apparenza inganna. Infatti i due animali non sono nemmeno imparentati. I pliosauri erano una famiglia comprendente 8 specie diverse. Ecco, già iniziamo a dire cose interessanti. Un anno di differenza di quelle cagate, ok. Parte a loro volta di un genere più vasto, i pliosauridi. Questi rettili preistorici erano caratterizzati da collo corto, grandi teste e pinne molto larghe. I pliosauridi vissero durante il tardo periodo giurassico, da 150 a 145 milioni di anni fa. I loro fossili vennero scoperti in Norvegia a metà del XIX secolo. Erano sicuramente dei veri giganti. I più grossi esemplari, infatti, pesavano più di 30 tonnellate e raggiungevano i 12 metri di lunghezza. Oh, cazzo, che sta succedendo? Che mi hanno ascoltato? Dio esiste ogni tanto? Oddio, mi sta dicendo cose buone, vere. Ah, non devo correggere, oh mio Dio, non ci credo. Avevano poi un morso incredibilmente potente. In effetti, 4 volte più potente persino di quello del T-Rex. Forse non credo questo, eh? Questo non ci credo. Non lo so, non ho visto testo, quindi non posso confermare. 9. Cronosauro. È della stessa famiglia, eh? Rendiamoci conto. Cronosauro era anch'esso appartenente alla famiglia dei pliosauri. Ne aveva tutte le caratteristiche tipiche: una grande testa con mascelle potenti, un collo molto corto, so che questo è, e più un corpo piccolo, squadrato e tozzo. È probabile che fossero diffusi in tutto il mondo, visto che i loro fossili sono stati rinvenuti sia in Australia che in Colombia. Il più grande esemplare... C'era il concetto di Pangea in mezzo, quindi di tutto il mondo. L'area di cronosauro mai trovato misurava 10 metri dal muso alla coda e pesava circa 12 tonnellate. Questo rettile marino non aveva però delle... Avete visto? Volevo farvi notare una cosa importante. La coda. Guardate la coda. E paragoniamolo con la coda sua, perché l'hanno fatto vedere. E vedete? Vedete le differenze estetiche? Vedete? Oh, ragazzi, guarda, mi sta colpendo. Questo rettile marino non aveva però delle zanne così micidiali. I suoi denti infatti erano corti e poco affilati. Malgrado questo, il cronosauro era un predatore feroce ed efficace. Nel cacciare le sue prede era in grado di nuotare velocissimo e il suo morso era comunque devastante. 8. Notosauro. Ok. Stando ai ritrovamenti fossili, queste creature erano imparentate con i pliosauridi e vissero circa 230 milioni di anni fa. Lungo circa 4,5 metri, il notosauro non rientra tra le creature marine preistoriche più grandi. Interessante. Ok. Guarda, questo mi sta stranamente interessando, fatto bene. Ma di certo era tra le più feroci.
Questi rettili avevano denti lunghi e affilati che usavano per catturare pesci e calamari. Aveva la particolarità che lui aveva le zanne proprio delle zampe poi pinnate, che nuotava, però era possibile più terrestre che marino. Alcuni esperti ritengono che il notosauro fosse in grado di torcere repentinamente la testa per catturare i pesci, un po' come fanno i coccodrilli. Sorprendentemente, gli scienziati affermano che questi rettili avessero molte somiglianze con gli odierni leoni marini. Avevano infatti quattro zampe simili a pinne, che funzionavano anche per spostarsi a terra, proprio come fanno le foche. È molto interessante perché, ve l'ho detto, c'era anche il concetto che molte creature rettili avevano più somiglianze a mammiferi che ai nonni, e questo lo sappiamo benissimo. Quindi, pur vivendo e cacciando in mare aperto, venivano spesso a riva a riposarsi. Infine, non è ancora chiaro agli studiosi se questi animali deponessero uova o partorissero i piccoli già formati, da qui il nome di falsa lucertola. 7. Stixosauro. Lo Stixosauro... Ah, se uno dice perché c'è la Y si legge Staxo, è perché certi nomi, anche se vengono in latino o in greco, spesso è volta greco, si legge come si scrive, Tixosauro, con la I. Anche se sta scritta Y, un po' come Tirannosauro, non dico Tyranno, Tyrannosauro. Lo so, e uno dice, ma scusa, ma che se sta scritto Titan con la I e dico Titans? Ragazzi, purtroppo dipende dalla parola in questione, sono regole grammaticali. Giustamente leggi regole di onomatopeico, quindi di suono. Esempio, come vi ripeto sempre, di Spyro, che la gente romper cazzo dice si c'è Spiro e ho capito, c'è la scritta Y, lo so, ma non è un errore, è semplicemente è un nome. E però la gente si lamenta che si dice Spyro e non Spiro, o viceversa, Spiro e non Spyro. Signore, si dice lo stesso modo. E questi nomi di dinosauri sono le creature preistoriche, scusatemi. Sono gli esempi lampanti per farvi capire che gli stessi americani o gli inglesi, perché buona parte sono studiosi inglesi, non americani, spesso a volte, e usano tranquillamente il greco e il latino come si deve leggere, punto, perché sono nomi scientifici. Sauro apparteneva alla famiglia dei plesiosauri e visse durante il tardo periodo cretaceo, da 85 a 70 milioni di anni fa. A prima vista questo rettile potrebbe sembrare quasi un serpente marino ed è davvero facile confondersi. Sì, perché ci sono stati esemplari che avevano lo chiamano faccia da serpente, testa da serpente. Era lungo circa 10,6 metri, quasi la metà dei quali consistevano solo... poi, se non sbaglio, era proprio lui che aveva la faccia da serpente, ecco perché. Con il lunghissimo e sinuoso collo. Il loro corpo era relativamente piccolo e in tutto pesavano 4 tonnellate. La bocca era piena di denti affilati come rasoi, usati per catturare i pesci. Le prede venivano ingoiate intere senza masticare e la digestione era aiutata da 200 gastroliti, una sorta di piccoli calcoli nello stomaco. Addirittura alcuni scienziati ritengono che gli stixosauri usassero questi calcoli come zavorra per perlustrare il fondale in cerca di pesce. Esatto, o a volte per masticarli, mangiarli, per come le mucche, no? Che avevano un sacco di stomaci, cioè, sì, questi avevano un sacco di stomaci e aiutavano con la digestione. A volte, piccola parentesi, c'era anche il fatto che loro erano molto leggeri, quindi si appesantivano grazie ai sassi, anche questo. Tra il mostro di Loch Ness. Vabbè, sì. Dettaglio. No, McDonald's, ma perché il McDonald's? Perché? Chi se frega del McDonald's? Per lanciare un invito. McCaffè, prego, non si può prendere il caffè al McDonald's, io lo voglio bene. Se si vuole il McDonald's si va via, va bene. Un prezzo speciale. Scopri le altre offerte in app. Intanto c'è l'app. Siamo chi siamo. Oh, che palle. Mamma mia. Oh, grazie. Sei Alberto Necte.
L'Alberto Necte era un altro membro della famiglia dei plesiosauridi e come tale anche questo rettile marino era dotato di una testa molto piccola e un collo di incredibile lunghezza. Alberta, chissà dove è stato scoperto questo esemplare, ma chissà dove. Oltre a quattro grandi zampe a forma di pinna, era perfettamente adatto alla vita marina. Queste creature popolavano i mari attorno al Nord America tra i 76 e i 70 milioni di anni fa. La lunghezza di questo mostro marino raggiungeva gli 11,5 metri, 7 dei quali rappresentati solo dal collo. Esatto, cosa molto divertente. Ci stavano delle vecchie rappresentazioni bellissime dove facevo vedere che questi qua a volte si avvinghiavano il collo intorno alla preda per mangiarsela. Parentesi, cosa non veritiera, però era una teoria una volta di tanti anni fa. L'ultimo era davvero da Guinness dei primati, con la bellezza di 76 vertebre. Nessun altro animale a noi noto si avvicina a questo record eccezionale. Gli scienziati non sanno bene a cosa servisse un collo così lungo. Questi animali forse si servivano del collo lungo per raccogliere molluschi dal fondale, oppure serviva loro per raggiungere più facilmente pesci e calamari. Questo rettile marino era anche dotato di gastroliti nello stomaco, alcuni grandi fino a 14 centimetri di diametro. 5. Talassomedonte. Il talassomedonte, o signore del mare in greco antico, deve il suo nome altisonante ad un buon motivo. Questi animali, anche loro plesiosauridi, erano predatori colossali, capaci... Fateci caso, sono tutti predatori, sono tutti della stessa famiglia, fateci caso. ...di raggiungere i 12 metri di lunghezza, in pratica un palazzo di quattro piani. Le loro lunghe pinne da sole misuravano fino a oltre 2 metri di lunghezza, consentendo loro di muoversi negli oceani con incredibile efficacia. L'impressionante collo... Loro sono un po' come i sauropodi marini. ...di questa creatura aveva 62 vertebre e... Dimmi, Commi, cosa? Conchiglia fosse che proviene... Bello! Poteva raggiungere i... Hai praticamente una... potresti avere un esemplare di piccolo, ovviamente, probabilmente, non so se è grande. Anche se una volta c'erano studiosi che avevano gli anemoni come esemplari e cose varie. Dovresti mandarmi qualche foto, fammi vedere. 6 metri di lunghezza, metà della lunghezza totale. Come molti plesiosauridi, il talassomedonte aveva una testa minuscola in confronto al corpo, appena 73 centimetri, ma la loro bocca era armata di denti lunghi e affilati che raggiungevano quasi 5 centimetri di lunghezza. Come tipico della loro famiglia, questi rettili usavano i denti solo per afferrare le prede, non per masticarle. Da bravi plesiosauridi, infatti, anche il loro stomaco era ricco di gastroliti, okay, che aiutavano la digestione, sfregando l'uno contro l'altro al muoversi delle pareti gastriche, andando così a sminuzzare il cibo ingerito. 4. Tilosauro. Tilosauro. I tilosauri appartenevano alla famiglia dei mosasauridi. Erano padroni delle acque basse. Ragazzi, sta dicendo tutto bene. Ma no, io concluderei con questo video perché mi sto commuovendo. Nei mari nordamericani, circa 80 milioni di anni fa. Mi sto commuovendo. Erano predatori colossali. Gli esemplari più grandi potevano arrivare anche a 13 metri di lunghezza. Il loro corpo era stretto e idrodinamico, con una testa appuntita e muscolosa che l'animale usava per tramortire le prede. Il corpo era dotato di agili pinne e di una lunga coda, a sua volta equipaggiata di una pinna che fungeva da timone. Il tilosauro era un carnivoro e la sua dieta includeva non solo pesci, testugini e piccoli squali, ma anche altri mosasauri, plesiosauridi e uccelli. Sì, perché i mosasauri variavano le dimensioni, alcune di specie o sottospecie, quindi ovvio che si mangia una vicenda. I plesiosauri erano, come vi ho detto, una sottospecie di collo lunghi o di brontosauri, brachiosauri, chiamate, definite come volete, comunque sauropodi, però marini. Anche se quelli erano carnivori, per carità, i plesiosauri erano carnivori, però nello stesso tempo... erano trattati come, ecco vi ho fatto esempio dei collolunghi, dei brachiosauri, dei brontosauri, però marini. Acquatici. 3. Shonisauro. Ah, un altro mososauro. Lo Shonisauro popolava il nostro pianeta nel tardo periodo triassico, più o meno 215 milioni di anni fa. I resti fossili di queste creature vennero trovati in Nevada nel 1920, nella regione dei Monti Shoshone.
Questo rettile preistorico somigliava a un gigantesco delfino un po' sovrappeso. Ah, lungo quasi 15 metri e pesava circa... Ah, ok. Ho sbagliato io. Oddio, ero sicuro che era un mosasa. Ok, ho capito quale è Shonisaurus. E anche nel gioco di Jurassic World Evolution, non due se non sbaglio. Questa è una bella bestia. Questo era, ecco l'altro bestione che è strano che non ne hanno menzionato nel fatto che Megalodon si doveva caga sotto, perché questo è anche una bella bestia. Questo era un predatore ed era pure grosso, sì. Tonnellate, vale a dire più di quanto pesino due capodogli messi insieme. Un altro fatto ancora più sorprendente sullo Shonisauro, persino più della sua incredibile grandezza. L'animale non era dotato di denti. Gli scienziati hanno scoperto che i piccoli erano dotati alla nascita di denti, i quali poi cadevano con l'età adulta. Si ipotizza che da adulti questi animali non avessero bisogno di denti a causa delle loro dimensioni imponenti. No, pubblicità no, che palle. Però è interessante, hanno detto cose molto veritiere. Sono molto contento di sta cosa. Ah, e parentesi, quello era puramente un predatore. Ma la cosa figa è che non ha niente a che fare con il delfino. Sì, anzi, sono più imparentati con lo squalo. Sembra strano, ma hanno più parentela con lo squalo che con lo squalo, con la tipologia squali, e non con i delfini. Anche se esteticamente sembrano delfini, ma non è vero. Hanno proprio niente a che vedere con i mammiferi, sono puramente pesci, quindi quasi molto collegati ai squali. È assurdo, molto particolare. Ovviamente avevano comunque caratteristiche da rettili, però dettagli. Due. Ah, giusto. Mosasauro, finalmente. Mosasauro. Ovviamente, siamo al secondo posto. Il mosasauro era un predatore davvero gigantesco, dominatore dei mari in tutto. Se si face caso, avevo detto prima della famiglia dei mosasauridi. Perché? Perché il termine mosasauro spesso è, come anche gli anchilosauridi, i tirannosauridi, tirannosauridae, come si chiamano, definiscono, sono sempre i nomi dei primi esemplari che vengono trovati per quella famiglia. Poi ne trovano altri, allora dicono, ok, questo è di quella famiglia del, che ne so, mosasauro trovato? Li chiamiamo la famiglia dei mosasauri e poi vengono elencati i nomi diversi, eccetera, eccetera. Però c'è pure da dire che il mosasauro viene classificato spesso perché è sempre più grosso che hanno trovato. Il mondo circa 60... Un po' come l'anchilosauro. Esiste l'anchilosauro e l'anchilosauridia. Cioè anchilosauri di, cioè la famiglia di anchilosauri, che però ci sono sottoclassi con altri nomi. 6 milioni di anni fa. E sono anche spesso diversi, non si somiglia manco tantissimo. Quando i resti fossili giunti fino a noi, alcuni esemplari erano lunghi anche 15 metri. Ecco. Questo rende il mosasauro il più grande carnivoro marino della sua epoca. Uno dei fatti più terrificanti... No, 20 metri, o chissà quanti, o 24 metri, signori, non è vero. Era piccolo, ve l'ho detto, è più piccolo di quegli altri che abbiamo visto. So che era, anzi, a volte era anche più lungo, però erano snelli. Ale era la sua testa da coccodrillo, letteralmente imbottita di centinaia di denti affilati come rasoi, due file per ogni mascella. Il fatto è che per il mosasauro era piuttosto scomodo catturare le sue prede in acqua, perciò aveva bisogno di moltissimi denti, più un'arma speciale. Aveva dei denti ancorati alle ossa del palato, nella parte superiore della bocca. Questo rendeva molto più facile dare la caccia alle sue prede. 1. Shastasauro. Lo Shastasauro è il più grande rettile marino mai esistito. Erano predatori e vissero nel tardo periodo triassico, circa 210 milioni di anni fa. Questi straordinari colossi erano lunghi addirittura fino a 21 metri e pesavano oltre 70... Shastasaurus. ...5 tonnellate. Insomma, lo Shastasauro pesava quanto una balenottera azzurra. Se si potesse mettere uno di questi animali in verticale, sarebbe alto quanto un edificio di 7 piani. A dispetto dell'apparenza, però, lo Shastasauro era in realtà piuttosto leggero per le sue dimensioni. La sua cassa toracica era larga solo 2 metri. Sì, ok, solo, si fa per dire. Inoltre, se pensi che questo ragazzone si nutrisse di altri rettili e dinosauri giganti, ti sbagli. Infatti. Questo rettile si cibava soprattutto... Sembra strano, sì, perché infatti me lo ricordo che era la famiglia di quello che abbiamo visto prima, che tutto era grosso. Di piccoli pesci e cefalopodi, ovvero polpi e calamari. Quale di queste... Bello, bello. Oh, signori, questo mi è piaciuto. Oh, il lato positivo, mi aspettavo che dicesse stronzato, oh, invece è stato bravo.
Ti faccio i miei complimenti. Io avevo paura di trovare. Ok, ho trovato dei video che mi hanno fatto girare. Però questo mi è piaciuto e lo posso chiudere in bellezza. Sono contento e soddisfatto della cosa. Assolutamente soddisfatto. Bene, detto questo, io vi saluto. Spero che vi sia piaciuto queste due live. E niente, io cercherò sempre spesso di fare due live almeno, non dico al giorno, però uno alle 2 e un altro alle 4, dopo le 4 comunque. Quindi ci proverò sempre il pomeriggio a fare le live. Perché in serata, certo, c'è una possibilità che avrei i fratelli, i ciclopi, i miei amici a fare video, però non sempre. Ok? E a volte ci sono più variazioni. Il pomeriggio, quando non ho ospiti, lavoro da fare, cerco di fare live pomeridiane. Bene, qui dal 38 passo e chiudo. Bella raga.